Azione! Claudio, entrate! Ecco, andate verso Tonino. Stop! La mostra si intitola Pasolini, folgorazioni figurative. Questa espressione l'ha usata Pasolini stesso per fare omaggio nel 1962, quando gira il suo secondo film, Mamma Roma, al suo maestro di storia dell'arte di 20 anni prima, Roberto Longhi. Verso il 59 Pasolini ha l'idea che la letteratura in qualche modo si sia ormai esaurita o che perlomeno non gli interessi più. Ha avuto notevole successo già sia con i romanzi che con le poesie e vorrebbe sperimentare una nuova forma. Lui dice proprio sperimentare un nuovo linguaggio, perché per lui il cinema è letteralmente un nuovo linguaggio. E allora pensa di girare un film che è ispirato sempre alle borgate, al sottoproletariato, cioè i temi degli anni 50, ma che lui vorrebbe, come dire, inventare quasi dal nulla, cioè come se non ci fosse in lui una memoria cinematografica vera. E in quel momento appunto c'è il recupero della pittura di Masaccio, di Giotto, dei primitivi italiani. È per questo che il secondo film, che è sulla linea del primo, Mamma Roma, viene definitivamente dedicato a Roberto Longhi. A quel punto Pasolini ha trovato la sua dimensione. Sempre parlo di educazione cinematografica, se veniva al cinematografo a 40 anni. E allora c'è un cultura più figurativa che cinematografica. La mostra è divisa in 10 sezioni. Perché 10 sezioni? Perché abbiamo cercato di compattare in questi 10 momenti proprio le fasi dello sviluppo. Quindi c'è la fase romana, poi ci sarà la fase dedicata ai film costruiti come parabole, di cui il Vangelo secondo Matteo è l'esempio principale, poi una fase dedicata alla rappresentazione della borghesia. E lì avviene un'altra svolta, perché non può più usare gente del popolo, non può più usare analfabeti, non può più usare sottoproletari, deve usare degli attori professionisti. E per lui sarà un grande problema quello degli attori professionisti, perché lui non vuole che recitino secondo le regole della recitazione appunto tradizionale. La mostra si chiude proprio su questo ultimo atto, diciamo, figurativo di Pasolini, cioè dove Pasolini diventa quasi protagonista di quella insieme di attenzioni per l'arte e per la figuratività che aveva praticato all'interno del suo cinema. Sur ce plan flou, ciao Pier Paolo Pasolini.